Ero veramente curioso di provare questa e-bike. Esistono biciclette elettriche da 2.500, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 e anche 9.000 euro. Invece questa e-bike è particolarmente economica. Praticamente con il prezzo del motore e della batteria ti danno tutta l'e-bike completa. Eleglade M1 Plus. Costa meno di 800 euro con il mio codice sconto. L'e-bike arriva a casa in un enorme pacco ben imballata ed è completa di tutto e in una ventina di minuti è pronta. Cosa contiene? C'è da montare il sellino, bello e morbido, ovviamente c'è il trasformatore per caricare la batteria, il libretto di istruzioni anche in italiano, un set di chiavi necessarie per il montaggio e ci sono anche altre due manopole con acceleratore che non sono legali in Italia perché rendono la bicicletta praticamente un motorino elettrico. E poi ci sono ovviamente i pedali, una protezione per il cambio posteriore fatta molto bene e una serie di catering frangenti da montare sulle ruote. Insomma c'è veramente tutto, basta quindi regolare e fissare il manubrio che ha già il display, il computerino di bordo fissato, montare la sola ruota anteriore, inserire il sellino, fissare il faretto anteriore, avvitare i pedali, posizionare il catering frangente posteriore e quelli sulle ruote. Pensate che le ruote arrivano già gonfie, così come la batteria è già carica. Abbiamo le due chiavi per bloccare la batteria al telaio e poi si può partire. Ok il prezzo, ma ne vale la pena? E visto che mi hanno chiesto di provarla, la voglio testare qui sui Colli Euganei in un percorso che utilizzo sempre per i miei test. È un percorso di circa 21 km con 650 metri di dislivello e alcuni passaggi e tre salite veramente impegnative. Così poi vi saprò dire pregi e difetti di questa Eleglide M1 Plus. Il motore è sul mozzo della ruota posteriore ed è da 250 watt come da normativa italiana. La batteria estraibile è da 12,5 Ah a 36 volt, quindi 36 x 12,5 uguale 4,50. La batteria ha una capacità di 450 watt/ora. La bicicletta è veramente scorrevole su asfalto, grazie anche alle ruote da 27,5 e anche al manubrio bello ampio. La casa costruttrice dichiara un'autonomia con questa batteria di 100 km su terreno pianeggiante con assistenza 2. Ovviamente dipende molto da quanto si sfrutta l'assistenza nella pedalata, dal peso di chi guida e anche dal tipo di terreno. I freni sono a disco, sia anteriori che posteriori, ma meccanici. Trovo utile, soprattutto in città, il cavalletto. Una prima importante differenza che in parte giustifica anche il prezzo contenuto di queste e-bike è il motore. Il motore che non è centrale e non ha il sensore di coppia che misura quanto spingiamo sui pedali, bensì è sulla ruota posteriore ed è di tipo brushless, quindi con sensore di velocità. Praticamente sono due modi diversi di interpretare la pedalata assistita. Il primo è sicuramente più raffinato e costoso dell'altro. Sono diversi e offrono due diverse esperienze di pedalata. Se volete approfondire meglio questa tematica, vi lascio qui in alto nelle schede un mio video specifico. Bello e ben leggibile il display. Questa e-bike ha 5 velocità. Con la prima si raggiungono i 12 km orari, con la seconda i 16, con la terza i 20, 23 km orari con la quarta e in quinta i 25 km orari. Una volta raggiunta questa velocità il motore si sgancia per restare appunto nei limiti del codice della strada in Italia. Sempre sul display possiamo accendere e spegnere direttamente la luce anteriore e fa veramente un'ottima luce. Ecco, qui inizia una prima discesa abbastanza impegnativa e qui assaggiamo un po' come sono questi freni meccanici da 160 mm. Il cambio è un Shimano con tre corone anteriori e sette posteriori, quindi 21 marce. Le ruote da 27,5 sono adatte per chi ha una taglia M. Se si ordina una taglia L, quindi se siamo persone più alte, l'e-bike ci arriverà con delle ruote da 29. Direi molto bene, anche perché le ruote
da 27,5 fanno la differenza quando ci sono questi ciottoli e queste strade sconnesse. Parlando sempre di display, c'è la possibilità, entrando nell'area riservata, di sbloccare la velocità massima e portarla a 32 km orari, che è il limite in vigore in alcuni stati europei, ma che rimane sempre illegale in Italia. Qua entriamo nel sottobosco e fra poco affronteremo una salita abbastanza impegnativa e di solito spesso anch'io con la mia mountain bike scendo e continuo a piedi. Ok. Una cosa molto interessante che ha questa bicicletta è l'opzione P. Praticamente in situazioni come queste, se devo spingere l'e-bike, anziché portarla di peso, la metto su zero, tengo premuto abbastanza a lungo qua sotto il tasto, ecco che la ruota posteriore gira da sola e la bicicletta si aziona piano da sola e mi aiuta a salire. Senza dover fare troppa fatica. Poi basta toccare il freno che sgancia completamente la marcia e si ritorna a zero. Alcune funzioni della bicicletta molto interessanti, come ad esempio il codice del lucchetto, possono essere controllate direttamente da un'app dedicata. Questa è una bella discesa ripida, impegnativa, molto sconnessa, che mette alla dura prova soprattutto i freni, l'ammortizzatore anteriore e anche l'equilibrio di chi guida. E qui mettiamo sotto sforzo bene il motore e anche i nostri muscoli. Come vedete è una salita veramente molto molto sconnessa, ripidissima e sembra non terminare mai. Ed ecco la lingua d'asfalto e siamo arrivati, abbiamo scollinato. Ancora un paio di salite di quelle toste e poi rientriamo. E via con questa bella discesa veloce su sterrato e la bicicletta tiene bene anche in curva. E qui imbocchiamo l'ultima salita, che è anche la più dura.
in poco meno di 2 chilometri abbiamo un dislivello positivo di quasi 300 metri. E qui bisogna avere, oltre al motore, anche un po' di fiato. Qui il consumo di batteria di sicuro è notevole, d'altronde è veramente una salita impegnativa. Se volevo stressare un po' questa M1 Plus, ecco, credo che con questa salita ce l'ho fatta. Ultimo sforzo. Ed ho scollinato. Questa bike ha fatto il suo dovere, ovviamente 250 watt non sono tantissimi, però appunto aiutano, e quindi ovviamente ci vuole una certa preparazione anche, diciamo, atletica per un percorso in salita come questo. Però devo dire che sono contento di come ha risposto questo motore. Ed eccomi arrivato praticamente al punto di partenza. 21 km e il display mi indica una tacca di consumo. Quindi sono 5 tacche, abbiamo consumato un 20%, veramente ottimo per questo tipo di percorso. E veniamo quindi alle mie conclusioni. Cosa mi è piaciuto di questa Heliglide M1 Plus? Innanzitutto direi ottima la scelta di montare delle gomme da 27,5 che danno veramente molta stabilità. Bene anche l'ammortizzatore anteriore, che non pensavo così efficace. E mi è piaciuto anche il fatto che ci sia questo faretto già incorporato nella bicicletta e che viene comandato direttamente dal nostro display. Non da sottovalutare poi il fatto che questa mountain bike mantiene le 3 corone anteriori, che con i 7 rapporti posteriori porta 21 marce, quindi 21 marce abbinate alle 5 assistenze, praticamente non abbiamo quasi mai difficoltà a trovare la soluzione per qualsiasi terreno. Il motore, come dicevamo, è da 250 watt secondo la normativa italiana, quindi ottimo, e dà uno spunto, un picco di 400 watt, che sono più che sufficienti. Bene anche il peso della mountain bike, siamo sui 21 kg e se togliamo la batteria praticamente questa diventa una bicicletta muscolare tradizionale senza nessun tipo di attrito, quindi molto interessante anche questo aspetto. Bella anche la sella, morbida al punto giusto, quindi idonea anche per fare dei percorsi medio lunghi. Altro aspetto che mi convince è la durata della batteria, perché con questo percorso, che non è proprio dei più semplici, avere consumato solo una tacca è veramente notevole. Cosa invece non mi è piaciuto, o meglio cosa andrei a cambiare io su questa bicicletta per fare un piccolo upgrade per renderla ancora più efficace? Beh, io partirei dai freni, intendiamoci, anche questi freni meccanici da 160 mm vanno più che bene per un uso urbano o anche su sentieri e strade bianche, ma per un uso un po' più spinto io li sostituirei con poche decine di euro con dei freni idraulici. Altra cosa che non mi è piaciuta e che modificherei, almeno nella ruota anteriore, è la mancanza dello sgancio rapido. Per togliere la ruota dobbiamo utilizzare le chiavi e se dobbiamo trasportarla in bicicletta questa operazione è troppo lunga e diventa tutto più macchinoso. Poi bene, abbiamo detto, il faro anteriore che si accende direttamente nel display, ma a questo punto potevano inserire anche un faretto rosso posteriore. In conclusione direi ok, il prezzo è giusto. 800 euro per questa M1 Plus sono ben spesi.
È di sicuro una buona soluzione per chi vuole entrare in questo mondo delle e-bike e con il mio codice sconto vi ricordo che la pagherete meno di 800 euro. Se avete bisogno di altre informazioni scrivetemelo nei commenti, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel mio canale.